La normalità che fa notizia ad Andria, dove in un atelier del centro sfilano donne come tante per una moda che racconta il loro corpo, ma soprattutto la loro anima. La normalità che fa notizia, altro che bellezza stereotipata e misure da copertina, basta nulla per far diventare il corpo reale in corpo ideale. La moda è questo, la possibilità di trasformare, dare senso anche attraverso un piccolo particolare. La metafora della vita la chiama Isabella Di Matteo, che nel suo atelier di Andria non ha vestito modelle mozzafiato, ma le proprie clienti, donne normalissime, cioè l'avvocatessa per esempio, ma anche l'impiegata, l'agente immobiliare, la casalinga con la passione per il vino e la fotografia. Donne come tante, insomma, ognuna però con quel tocco che la rende unica, consapevole di piacere e di piacersi. La moda è una grande idea, allunga, stringe, gonfia, fino a far diventare il corpo normale al corpo ideale. L'eleganza è naturalezza e semplicità. La moda non è quella in serie, è quella che descrive la persona e non il suo personaggio. La moda che racconta il corpo di una donna, ma anche la sua anima. A una donna non basta rappresentarsi esteriormente. Una donna, quando si abbiglia, rappresenta la propria interiorità. Non si rappresenterebbe mai una donna aggressiva con un vestitino rosa col fiocchetto. Cioè, comunque c'è, deve indossare qualcosa che la rappresenti. Quindi non è vero che l'abito non fa il monaco, l'abito fa il monaco.